17:33 Radio DJ. Orna, abbiamo parlato di ortosonnia, difficoltà ad addormentarsi, uno dei disturbi più diffusi, un po' lo stress, un po' i mille input che si hanno, i pensieri intrusivi che abbiamo citato, cioè anche solo nell'idea di immaginati uno scenario positivo. E quindi può essere, come ti suggeriva Diego, il giro di una casa. Sì. Però ecco, il pensiero intrusivo è quello che ti mette subito. Qualcuno diceva: casa di chi? Magari mi vengo sorpresa che sono lì che non dovevo esserci, oppure sono lì perché mi hanno rapito. Ecco, questi sono i pensieri intrusivi. Non c'è pace mai. Mamma, io sono più pensieri intrusivi che me stessa. Sì. Cioè, sono all'80%, non ho neanche l'acqua, come di solito sono i corpi umani. Sono quasi solo pensieri intrusivi. Oh, povero amore. No, una roba che arriva sera stanca e poi non dormi. Sì. E l'ortosonia si aggiunge, perché questa adesso è l'ansia performativa di dormire bene. Figurati te, la Lori è campionessa mondiale, mia sorella. Ecco. Comunque, abbiamo citato quegli esami che si fanno nelle cliniche del sonno con tutti gli elettrodi, in delle stanze speciali, attaccati appunto a delle macchine, che uno dice: ma scusa, ma come fai a dormire? Beh, la Graziella questo esame l'ha fatto. Graziella! Ciao, Pinocchi. Ciao. Allora, lei fa la panettiera, giusto? Sì, la panettiera. Ok. E quindi già degli orari sballati. Sì, già orari sballati. Bravo, hai detto proprio la cosa giusta, cioè lavori tanto la notte. Sì, la parte è la notte lavorare, però io essendo la donna inizio un po' più tardi, verso le 4 così. Perché c'è il tuo compagno che fa, che è quasi peggio secondo me, perché cosa fai? Mio marito parte prima, sì, parte molto prima, anche mio figlio. Comunque, sì, diciamo, non hai quella cosa del giorno e la notte ufficiali. No. Esatto. Sonno, per cui sonno. Lei aveva questi disturbi del sonno, proprio per il lavoro che fa. Sì. Si svegliava sempre stanchissima e quindi è andata da un neurologo e gli ha fatto fare un encefalogramma, giusto? Sì. E hanno scoperto che soffriva di apnee notturne. Amore. No. Mi ha detto: facciamo la prova del sonno e vediamo, perché si alza stanca. Vediamo se ci sono altri problemi. Sì. Messi questi 248 elettrodi alla testa, all'ombelico, e hanno scoperto che soffrivo di apnee. Ma si dorme lo stesso anche se sei piena di elettrodi. Davvero? Ma tipo tutti in testa? Quanti in testa, scusa? Sui 200. Madonna. Tra testa e ombelico. Ma nei capelli? Sì. Attaccate ai capelli? Sì. E l'hai fatta colla comunque lì? Perché qualcuno ci ha segnalato che alcuni tipi di esami, magari non quello propriamente come il tuo, vengono fatti a casa, per cui ti danno l'apparecchio a casa con gli elettrodi. Si chiama polisonografia. Esatto. Fatto anche quello. E ma quindi tu hai dormito là? Cioè, ti sei presentata con un pigiama, hai dormito ore lì? Hai dormito lì a 24 ore? Sì, e scoprono che quanto tempo dormi? 3 ore, 2 minuti e 25 secondi. Ma 24 ore in una stanza? Da sola? Sì. Madonna. Da sola in una stanza e hai questo computerizzato. Sì. E in un'altra stanza ti segue un tecnico che vede. Mamma mia. Sì, perché tu hai stanca, insomma. Beh, a lei alla fine comunque le hanno detto che dormiva nella posizione sbagliata, perché dormiva a pancia in giù, ora dorme di lato, va meglio. No, pancia in su. A pancia in su o in giù dormivi? Sì, in su. Ah, vedi. E non va bene? No. Ah. Perché dormire a pancia in su il corpo non riposa. O pancia in su o di lato. Ah, vedi. Capio. Adesso dormi bene? Sì. Oh, a che ora ti alzi? Le quattro, meno un quarto. Dipende dai periodi. Certo. Sì. E poi vai a letto nel pomeriggio? No, la sera quando sono le 10:30, non si vive. Ho capito, però dormi poco comunque. Adesso non mettiamo l'ansia di nuovo per la donna. No, per dire. Però è vero, cioè, sì. Ma non fai neanche un riposino il pomeriggio? No, magari ti metti sul divano un quarto d'ora, mezz'oretta, dipende. Ragazzi, bisogna vivere. Dio, però bisogna anche dormire, Graziella. Quindi si alza prima, sì, ma io non sono mai stata una dormigliona. Una che dorme tanto, una che dormigliona. Ok. Vabbè, comunque tutto a posto.
Sì, che bello parlare con voi. Amore, ma bello, scusa, per noi. L'ultima domanda, da che lato dormi? Sul lato destro o sul lato sinistro? Per curiosità. Lato destro. Ok. Oh, benissimo. Allora buonanotte, Graziella. Ciao. Tra un po'. Tra un po'. Sì. Ciao. Buona serata a voi. Ciao. Ciao. Ciao.